oltre 250 milioni di euro sul diritto allo studio. È incredibile che in un paese democratico esistano ancora gli idonei senza borsa, ragazzi meritevoli e privi di mezzi che non hanno risorse economiche per poter studiare all'università. Quindi noi elimineremo, grazie a questo provvedimento, questa figura antidemocratica e priva di senso e faremo un investimento importante che consentirà a tutti i ragazzi di poter sfruttare le proprie opportunità. Ci sarà un intervento per chi è in condizioni di bisogno, sganciato dal merito, tasse universitarie a zero per chi viene da famiglie in condizioni di bisogno e di dipendenza economica, c'è un rifinanziamento delle borse del diritto allo studio universitario tradizionale e c'è un programma sperimentale per chi viene da famiglie in condizioni di bisogno e è particolarmente meritevole e avrà tutto pagato attraverso un meccanismo di selezione nuovo, coinvolgendo le scuole, andando a caccia di talenti. 400 studenti in condizioni di povertà e che hanno talenti particolari avranno non solo le tasse pagate ma una borsa importante per coprire i costi economici dei loro studi.